Siamo a San Lupo, in provincia di Benevento, presso lo studio del dottor Acciaglia, che ha gestito il suo primo caso con il Navident. Dottore, può presentarci il caso e le sue impressioni? Sì, dunque, si trattava di un paziente con dentatura terminale all'arcata superiore, per cui abbiamo provveduto ad eseguire una bonifica dell'arcata dentaria e poi a posizionare quattro impianti immediati su quale poi realizzare una torondobrigia virata. In effetti la procedura ha previsto innanzitutto il fissaggio di uno stent radiologico attraverso un impianto intraforaminale fissato sotto il naso. Con questo stent abbiamo seguito la TAC, sulla quale poi abbiamo pianificato l'intervento, abbiamo pianificato l'inserimento di due impianti posteriori in regione 25 e 15, tiltati con un'angolazione di circa 30 gradi sul piano verticale, mentre sulla regione anteriore, sulla premaxilla, abbiamo inserito due impianti dritti da 11 mm di lunghezza. Gli impianti posteriori invece, che abbiamo posizionato e programmato, erano di 15 mm di lunghezza troncoconici. Sui due impianti posteriori abbiamo posizionato dei MUA angolati a 30 gradi, sui due incisivi laterali invece dei MUA dritti. Dopodiché abbiamo provveduto a suturare, mettere i transfer, prendere le impronte poi per mandare al tecnico l'impronta finale per eseguire la torondobrigia e posizionarla a distanza di 48 ore. Perfetto, dottore, in che modo il Navident le è stato d'aiuto? La utilità più grande che io ho notato, ho avuto la sensazione, è quella di poter lavorare in perfetta sicurezza, soprattutto in regione posteriore, laddove in arcata superiore abbiamo la struttura sensibile del seno mascellare, che si può trattare in piena libertà e in piena autonomia, in quanto momento per momento si ha la posizione 3D nello spazio e quindi nel nostro del paziente della fresa che si sta utilizzando, quindi senza avere timori o rischi di perforare la parete sinusale, quindi di rientrare nel seno, e senza la necessità quindi di effettuare continue lastrine endorali di controllo per il posizionamento dell'impianto che si sta eseguendo. Perfetto, grazie mille dottore e buon lavoro. Prego. Grazie.